הרבה הערכה על מה שהיחידה וכל המערך עושים. Ieri il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha detto: il nostro attacco all'Iran sarà mortale e sorprendente. Non capiranno cosa stia succedendo e come. Si riferiva alla rappresaglia per i 180 missili balistici che l'Iran ha lanciato contro Israele la settimana scorsa. Secondo i media, uno dei bersagli possibili di Israele sarebbe il programma atomico dell'Iran. Nell'estate di 2 anni fa, l'intelligence americana e quella israeliana si accorsero che i Pasdaran stavano scavando tunnel dentro una montagna accanto al sito atomico di Natanz, dove l'Iran custodisce gran parte delle sue centrifughe per l'arricchimento dell'uranio. Il nuovo cantiere era la dimostrazione che gli iraniani stavano prendendo precauzioni per proteggersi dalle bombe antibunker. La vecchia centrale di Natanz è costruita soltanto 3 piani sotto la superficie. Il rifugio di Hezbollah a Beirut, dove alla fine di settembre è stato recuperato il cadavere di Hassan Nasrallah, era 2 piani sottoterra. Significa che anche Natanz, come il quartier generale del Partito di Dio, era un bersaglio alla portata delle bombe da 1000 chili che gli americani forniscono regolarmente a Tzahal, le forze armate israeliane. Ma i Pasdaran, consapevoli del rischio, si erano messi per tempo a scavare le montagne per proteggere meglio il programma nucleare. Così oggi, per sfondare quei siti costruiti in profondità nella roccia, servirebbero le bombe antibunker da 14.000 kg, bombe che pesano come 3 elefanti, e che sono tra i pochi tipi di bomba che nessun presidente americano ha mai voluto dare allo Stato ebraico, né Joe Biden, né George W. Bush, né Donald Trump. What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? Eppure 5 giorni fa ha detto che Israele dovrebbe bombardare il programma atomico dell'Iran. Subito. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. And nothing could imperil our common future more than the arming of Iran with nuclear weapons. In the case of Iran's nuclear plans to build a bomb, this bomb has to be filled with enough enriched uranium. Un ripasso su cosa sia il programma atomico dell'Iran. La Repubblica Islamica, dentro siti come Natanz e Fordo, arricchisce l'uranio al 60%. L'uranio arricchito al 60% per gli scopi civili, l'energia, la farmaceutica, non serve a nulla. Per gli scopi civili basta arricchire l'uranio attorno al 4%. Per la bomba atomica, invece, serve arricchire uranio al 90%. Per passare da un arricchimento al 60% a uno al 90% bastano giorni o al massimo settimane. E nelle centrali iraniane l'Agenzia dell'ONU per il nucleare ha trovato tracce di uranio arricchito anche all'84%. L'Iran, però, per il momento non ha e non lavora a ottenere la testata nucleare, cioè l'arma. Detta male, l'Iran è il carburante per una bomba atomica, l'uranio arricchito, ma non ha l'automobile, la testata. Per costruire quella servirebbero circa 18 mesi. Fine del ripasso. Nel 2006, 16 anni prima che gli occhi dei satelliti americani scoprissero il cantiere dei Pasdaran per spostare le centrifughe di Natanz in un luogo più protetto dentro le montagne, gli Stati Uniti e Israele avevano attaccato lo stabilimento di Natanz in un'operazione congiunta conosciuta come Operazione Stuxnet. A secret facility in Iran renews fears of a nuclear threat. The nations of the world must not permit the Iranian regime to gain nuclear weapons. A computer virus that has never been seen before. Stuxnet è il nome del software malevolo che all'epoca aveva costretto almeno 1000 centrifughe delle 5000 custodite a Natanz a girare fuori controllo a un ritmo impazzito. Un'operazione che, secondo gli esperti, aveva riportato il programma atomico iraniano indietro di un anno. It was one of President Bush's typical blasts at Iran. It seeks to intimidate its neighbors with ballistic missiles and bellicose rhetoric. L'attacco a Natanz è diventato famoso per essere uno dei primi casi di utilizzo di un'arma cibernetica. E l'allora presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, aveva voluto tentare quella via, coinvolgendo gli israeliani, anche per prevenire un attacco convenzionale. Cioè per prevenire un attacco israeliano con gli aerei e le bombe contro lo stabilimento di Natanz a 3 piani sottoterra, che era un bersaglio alla portata dell'aviazione dello Stato ebraico. Da allora i Pasdaran hanno ampliato il sito per l'arricchimento dell'uranio dentro le montagne di Fordo e si sono messi a costruire un nuovo impianto altrettanto ben protetto per Natanz. Questi due stabilimenti, oggi, non sono più alla portata dell'aviazione israeliana.
All'epoca, nel 2006, alla Casa Bianca era in corso lo stesso dibattito che si è poi ripetuto molte volte fino a oggi. Vogliamo noi, amministrazione americana, che Israele provi a cancellare il programma nucleare dell'Iran con le bombe? E vogliamo mettere l'aviazione israeliana nelle condizioni di farlo? Sono cambiati i presidenti, ma la risposta degli Stati Uniti a questa domanda è sempre rimasta la stessa. No. President Biden spoke with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu Wednesday. According to the White House statement, the president affirmed. Ieri pomeriggio Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si sono parlati al telefono per la prima volta dalla fine di agosto. Per la prima volta da quando lo Stato ebraico ha cominciato la sua campagna per mettere in ginocchio Hezbollah e ha subito un attacco con quasi 200 missili balistici dall'Iran. I due hanno discusso la prossima rappresaglia israeliana contro la Repubblica Islamica. The Israelis have not concluded how they're what they're going to do in terms of a strike. That's under discussion. Biden aveva detto subito, la settimana scorsa, di essere contrario all'ipotesi di colpire il programma atomico. Gli aveva chiesto di non bombardare nemmeno le raffinerie per non punire anche la popolazione civile iraniana ed evitare un aumento del prezzo del petrolio sui mercati a meno di un mese dalle elezioni negli Stati Uniti. Anche se la capacità della Casa Bianca di condizionare le decisioni del governo Netanyahu è scarsa, lo dimostra la richiesta non esaudita di un cessate il fuoco a Gaza prima del voto americano, lo dimostra la proposta di Stati Uniti e Francia di cessate il fuoco in Libano, a cui Israele ha risposto con l'invasione di terra un giorno dopo. Quando parliamo di un bombardamento in grado di sfondare gli impianti cruciali del programma atomico iraniano, lo Stato ebraico dipende sul piano pratico delle armi e non su quello più astratto della diplomazia. Dalla volontà americana. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.